è un andare a ricercare il nostro passato, i nostri antenati, i nostri istinti primordiali che ci servono a ritrovare la nostra parte più autentica. Una magica fusione di colori, forme e simboli, la bellezza discreta dell'atavismo in mostra al Circolo Artistico di Arezzo, una personale del regista e pittore Klemke. Clemens Kaifenheim, in arte Clems, è un artista veramente interessante. Lui è un regista che ha all'attivo 78 film, ha collaborato con i più grandi registi del mondo, ma poi negli ultimi anni ha sentito questa urgenza, esigenza di riprendere la pittura che lui aveva coltivato da giovane, ma che poi aveva in parte tenuto ferma per portare avanti invece il percorso di regista. Ma la cosa bella della sua arte è che tutto quel background da regista ritorna nella pittura, nelle sue tele. Le opere vengono create utilizzando una complessa e originale tecnica di ingrandimento. Come nel cinemascope si usava anche nei western fare dei primi piani, stringere il campo sul soggetto e inquadrare dei particolari, così anche questi quadri che noi vediamo sono come dei primi piani cinematografici che poi vengono ristretti in un campo ancora più ristretto dei particolari, e questi particolari poi vengono amplificati negli altri quadri. Sarà sempre il Circolo Artistico ad ospitare un evento speciale, una collaterale alla mostra dal titolo La pittura incontra la musica, in programma domenica 5 novembre. Con noi del Trio Opera Viva, con me al pianoforte Silvia Martinelli soprano e Fabio Taruschio al flauto, che presenteremo un bel programma fra musica da camera e anche musical, e l'artista Clemens Kaifenheim che eseguirà delle performance, dei dipinti dal vivo sul momento, ispirandosi dalla nostra musica.